si dice in DAP. Cicati. Allora, seconda partita della iniziamo, giochiamo con Rochdale, spero che si dica così, se no ho detto una cazzata, ma va bene uguale. È arrivato Boyacì in prestito, abbiamo elemosinato la Juventus i suoi giovani talenti. E gentilmente ce li ha concessi. Sì, abbiamo Mattiello che non è, l'abbiamo comprato spendendo un pozzo. Abbiamo Loveridge, non mi ricordo, credo comprato a pochissimo, a una quindicina, 15.000 euro credo, una roba così. Ma miseria proprio. Sì, sì, rubacchiato in giro. Adesso ci prepariamo. Ok. Senza... Volevo solo provare un crossi bacino. Ho preso male. Fa niente, era per risaltare. Per il tasto option per giocare. Andiamo per giocare. Beh, si vede... È tutto pronto meglio della per merda. L'adrenalina, le emozioni di questa sfida. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. No, non dico nulla. Dovrei dire che aver visto l'Europa League con questo commento ci ha fatto veramente sorridere. Sì, è stato un momento di drammatico invece per me. Federica moriva. Oh, io ero demolito. Ok, si inizia. Salutiamo. Lilis, cazzo, Lancashire, J. King, sarà un bello sponsor. È che potete godere di una trasmissioncina in massima, molto la meglio. Decenza. Sì. Speriamo poi di poter sfruttare quello. L'H3, il 4G. Andiamo. Faccio vedere un po' le squadre. Seconda di campionato, la prima abbiamo rubacchiato. Abbiamo realizzato al 90esimo il gol della vittoria. Siamo sette di categoria. La squadra fa abbastanza cagare comunque. Siamo quelli di categoria. Ci abbiamo l'Akbar. Centroavanti, ho messo Boyacì alto a sinistra. Davanti a Mattiello con una corsia di sinistra potentissima, come sanno quelli che fanno le cronache. Noi invece non lo sappiamo. Loveridge è il... credo che sia l'ignorante che ho comprato a 4 euro... e 50 più IVA. Sapevo che era 4,50. Non era 0,7, se proprio ci tiene. Però poi potremmo fare un pezzo sui 0,7. Quando? Dopo, quando torno. Yam arbitro! Come si dice da queste parti? Dai arbitro! Signore! Sì, più sì, signore, sì, un po' più celere, per favore. Ok, Boyacì, tutto pronto? Calcio d'inizio. Forse. Probabile. Vado? Vai. Ok. Poi a Boyacì dobbiamo trovare un numero da giocatore vero, non sta roba da gay scontrafatto. Poi ci penseremo. Sì. Ok, cerchiamo di tenere palla. Vai Mattiello. No, la volevo da in mezzo. In realtà se ti faceva il movimento un centrocampista non... Ok. Non era male. Akbar. C'è pressione su di lui? No! Dalla via! Secondo me mi dà la punizione, ho fatto male a te le palla. No, girati! Vai! Vai! E vai! Subito! Allì! Ti piace questa esultanza? Lì c'è il pubblico, come si chiama? Questo è il mio centrocampista di contenimento, piedi quadrato, tombino. Però... Se metti di traverso il tombino... Una volta che ho messo di traverso il tombino e il portiere esce un po' in anticipo, lo puniamo, Ti piace questa esultanza, dai. Dopo, non so come si rifà, però prometto di impegnarmi a cercarlo. Andiamo, aizzatore di folle. Palla di nuovo al centrocampo. Perché noi non abbiamo... Fabbro Ferrei di professione. Questo mi sposta, arbitro, però. Cioè, se mi sposta la corsa, secondo me è un po' fallo. Cioè, lo volevo dire così, Akbar, via a pressare! Porta via l'uomo! No, non c'è. Maledizione. No, è solo lui. Anderson. Dobbiamo contenere la sfuriata avversario. Che adesso vorranno salire, sì. Ovviamente, per cercare di ristabilire. Bravo, giochiamo la palla. No!
giocare la palla con la linea laterale. Voleva giocare in tranquillità, pensavo ci fosse un uomo, invece lui era qualche ba. Perché sei linea? Cerca di essere giocatore. Oh, arbitro! No, arbitro! Vabbè, queste sono cose che non si possono stare, non sono in genere intera, arbitro. Buono il pallone recuperato. No. Gran tenuta. Volevo fare la palla a Mattiello. Vai Mattiello, esplodi la tua energia. Numero! Ora devi farlo ancora. No! Che è sta cacata? Con un crossbred indecente. Con una cacca volante, no? Sì. Ok, comunque teniamo botta che nemmeno. La palla inizia a girare. Ah! Guardiamo. No, arbitro! No, arbitro! Ma ha dato una randellata terribile! Lì l'arbitro però, Vabbè, ma. Io capisco il gioco in inglese! Vabbè, tu non si capisce manco a picchiarlo. Di nuovo! Ah, volete il gioco duro? Noi la mettiamo sulla rissa. No, tutto casa io mi sa, Concede una rimessa laterale agli avversari. Ah no, noi. Ok. Di qua. Vabbè, no. Non lo so che succede. Ferri. Sì, sì, Ferri. Francese, che ho fatto otto cerchi sul mercato francese. Cerchiamo di. Sono sempre no, no. Minuti, sì, sì. Evita il tackle. Evita il tackle? Anche il teflon. Boiaci! Secondo me è il numero 28 che non va bene per Boiaci. Se no, se ci avessi tipo l'11, un numero da cristiano del calcio. Anche da protestante. Cioè anche da musulmano del calcio, basta che una religione, che una cosa. Ok, questo è in mezzo. Colpisce di testa. No! Senza angolo questa. Viene un urtino, ma. No, ho sbagliato io! Questo è perché sapevi quello che stavi per fare. Per fare, sì, una vaccata. Premia la corsa sulla fascia. Forza, tutto di più. No! Ah, siamo venuti troppo. Tutti sotto. Mattiello recupera. Lo fa ben per il break. Della gente. Sì. In realtà sembriamo in meno a centrocampo. Completamente sbagliato, sarà rimessa. Il problema di questo modo di giocare, giochiamo 3-5-2, lo so che è una bestemmia per un adepto del profeta come me. Del quattro... Sì. Però anche lui sarebbe d'accordo che i tempi sono cambiati, però attacchiamo sempre, cioè il 3-5-2 vuol dire che ho veramente 300 campisti, no? So il conto della situazione che gioco con 5 difensori che sono una merda. Questa è brutta. Dobbiamo salire. Grandissima! Grande chiusura! No, no, no! Riconquista palla con il tackle. Dobbiamo andare via. Via! No, sulla fascia, ci ho provato. Cerca i compagni. Via, 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 via. Così. Sul cross. Adesso Boiaci esplodi. Vai col contropiede. Numero. Non ti far prendere. Qualcuno che sale, per favore. Qualcuno sale, grazie. No, sono andato incontro al pallone. Akbar hanno incontro al pallone ma senza soluzione. Hop. Bravissimi, teniamo palla, non vedo nessuno. L'appoggio vicino. Ferri. Breck, questo è un gran giocatore, Horvath. Dai, dai! Si è aperto! Bravissimo, intelligenza a giocare dietro, grandissimo. Dai che è un buon momento questo. A spazio, il momento. Colpito il pallone dal difensore. La fai. Ottimo. Ho preso pure un calcio d'angolo. Grande calcio, si spolvera il calcio degli altri a scuola. Corner a disposizione.
Ok, stavolta però chiamiamo uno schema, tipo tutti sul portiere. Facciamo correre gli uomini sul portiere. Fermiamo ad analizzare solo i gesti tecnici del Vai, vai, di testa. No. Come queste. Credo che sia un calcio d'angolo. Ecco che ci viene mostrato nuovamente l'intervento. Allora di nuovo sul portiere. Nessuna paura e si è gettato in scivolata, rischiato. E noi il calcio in mezzo. La allontana di pugno. Potevi. No, che hai fermato, arbitro? Dai, vabbè, ma qual è sta roba? Cioè, si sono fatti. Gli ha dato un cazzo il suo portiere e fermi il gioco. Io ti devo anche ridare il pallone, non ci penso lontanamente. Ma me l'ha dato dietro. No, perché? Ok, azione. No! Magnifica chiusura difensiva. Chi? Il mio? No. Ah, il giocatore? Ah. No, che è questa? No, Dennis, ciao, ciao. Comunque continuiamo. Tu fai anche conversazione però con quelli che vengono sul canale. Dai, in porta. Ah, e allora mi serve una tastiera. Ciao. No, beh, anche... no, no, sei una pippa. No, sono disperato. Wilkinson. Cioè, ci siamo mangiati appena il 2-0. Ciao, amico. Ok, l'ho fatto con difensore, posso essere scusato, cioè. No? Intanto salutavo il nostro amico. Saluta. Sì. Sì, mi sento, non è che. Verso Akbar, dai mangiatore di kebab. Forza e coraggio, forza e coraggio. Vado dietro. Botta! Prova. No, non va. Dalla porta, difesa dal portiere. Mamma che saluto freddo, saluta di più. Ciao! Sei disturbato, via. Vai. No, rimani con noi, rimani con noi. Così si sentono meglio. So, puoi anche scrivere se vuoi, eh. Sono lontana dalla persona. Arriva l'intervento dell'arbitro. No, arbitro, non mi puoi fischiare queste cose. Punizione già battuta. No, puoi rimanere comunque, Anzi, ci fai compagnia. Occhio al suo movimento. Ciao. Buono l'intervento sulla fascia. Sì, sì, vieni in avanti. Contrasto ruvido, vigoroso. Ok, dai, dai, boci. Rientra, rientra. No. La PS4. La PS4. Che cosa avrei riconosciuto? Ah, ho detto una roba. Ok, ricombattiamoci in difesa. Dai, no, arbitro, e dai, 4 minuti di vantaggio, come prendiamo il gol, me lo sento? Nel nostro... No. Via, 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 portiere! No, ma che roba è? Comunque tu sei un portasfiga di dimensioni epocali. Non potevo saltare troppo libero. Beh, la console fa tutta la differenza con la grafica. E questo è un altro pianeta. C'è il portiere. Buona baia. Sì, comprare portiere. Bene, bravi. Guarda, sono senza parole. Al 45esimo. Succede? Ma soprattutto colpa del portiere andremo sul mercato. Grazie al gol dell'1-1. A procurarcene un altro, uno vero. Non hai già squinzagliato i tuoi? Sì, ma è chiaro che un portiere che esce così a questo livello lo pago selvaggiamente. Si prova di testa e stavolta ha sbagliato il tiro. Un buon tiro, sprecato comunque una buona occasione. Cerchiamo di tenere la palla. Hai visto? Tempo.
Akbar è saltato praticamente addosso a uno dei miei giocatori. Poi così qui controlliamo anche quanto ha consumato per una partita. Dopo lo guardiamo sopra il contatore. Lo so, sei sempre solo in area, che possiamo fare? Giochiamo 3-5-2, sono i rischi del mestiere di giocare contro i difensori. Teniamo così botta, poi cambio Horvat. Comunque ci serve un portiere, disperatamente. Comincia ora la seconda frazione di gioco. No! Ha fatto un numero sulla faccia. Sì. Via. Ferri. Grande. Sì. Sgroppata sulla fascia e adesso. Devo crossare a forza. Ce la farà. No. Ma chi è? Mamma. Ecco il tiro. No. Una buona opportunità. Se rimane dunque. Spentare queste occasioni. Ma mi capita sempre con i difensori. Ho chiuso troppo, ho allargato troppo. Per paura di chiudere troppo. No, ci giochiamo perché per diletto. Per diletto, no. Ah, PES, no, non l'abbiamo mai comprato PES. Non compro PES da 10 anni, credo. Per questo abbiamo sempre giocato a FIFA. Sì. Sotto questo punto di vista. Boiaci. Bravo il cross. Le tue fasce erano bene, ma difensiva. La finalizzazione... Mi manca il centravanti. L'unica cosa che posso fare è spostare Boiaci in mezzo. No! C'è la ricerca sistematica dell'offside. Gol! Finalmente! Finalmente! Sono tornato in vantaggio. Poste due squadre sulla carta capaci di più. Ah, il danetto! Sfida molto equilibrata, invece in realtà non è andata così. Horvat il danetto. Di più in poste, questo gol dimostra anche che l'hanno fatto con una certa precisione per Luigi. Oddio, io credo non saper giocare, quindi mi dicono che chi ha PES che siano due giochi completamente diversi, tipo Paolo che ce l'ha. E per questo credo che... Ma stai giocando in coin op? No, c'è lei che commenta di fianco a me, gioco da solo. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Il punteggio adesso è di 2-1. Anderson. Stiamo facendo una sorta di carriera da manager. La stagione scorsa eravamo in terza divisione, ho tutta la promozione. Ogni volta che saliamo di livello, di livello di difficoltà del computer, abbiamo gli slider modificati. Attenzione. No! Ok, il portiere va a casa. Sì, in tanti ci hanno fatto questa osservazione. Che non riuscivano ad adattarsi a giocare a questo gioco. Sì, ci dicono che è un problema di molti comunque, sei in ottima compagnia. Gli slider sono la in FIFA hai la possibilità di modificare come si comporta il computer e i tuoi giocatori, tipo gli stop, le volte che vanno in avanti per renderlo il più simile possibile alla realtà. Io gioco con dei livelli modificati, no. Faccio di nuovo andare avanti, botta di nuovo. Ecco il tiro. No, esci di poco. Ma deve essere una buona opportunità. Ok, ancora qualche minuto, poi inutile, tentiamo la sostituzione. Mi abbandoni? Siamo al 61esimo. Anche sulla PS3. Ci sono anche sulla PS3. C'è un forum che si chiama Operation Sports. Tutti i giochi sportivi, gli appassionati di giochi sportivi di qualsiasi tipo si trovano lì. Quello come riferimento. Sì, qua se voglio cercarmi un gioco sul futsal. E dici, ci sarà? Sicuramente ci sarà. Ne rientro. Oh, buono tutto. Tiro curato. No, vabbè. Ok, ho deciso. Che Boiaci lo proviamo centravanti. Ok, adesso sarà palo laterale.
Sì. Faccio le sostituzioni. Lo metto qui, eh? Sì. Allora, esce Horvat che è distrutto. Al suo posto Smith. Bojačić in mezzo. Akbar sostituito da Martin. Le fai tutte? No, no, 2-2, me ne tengo sempre una per la fine. Questo giocatore dal campo, qui la regia ci ripropone ovviamente l'azione, sì, del suo gol. Federica ci abbandona. Confusione, sì, giro. Ha sorpreso il portiere e anche me. Ci fa vedere ancora il replay. Operation Sport. Aspetta, mentre la pubblicità te lo scrivo. Ok. Vai che si torna. Quello molto okay, sì, per il possesso. Ciao, fida, più tardi. Grande, ciao, difficoltà difensiva. Ti saluta. Grossa. Marte, no, centralissimo. Il del portiere sulla deviazione aerea. Wow. No, vai! Marti! No! Abbiamo preso di più! Lascia finire la palla fuori, no! Va bene, impostiamo! No! Era una bella idea! Peccato! Palla in, cerchiamo di tenere sulla palla. Soffre tantissimo. Ferri. No, troppo indietro. Attenzione. Ok, controlliamo, possiamo respirare un po'. Andiamo avanti nel tentativo. Bellissimo. Dai! No, che parata! Madonna! Palla sul fondo, sarà calciata. Bojačić, maledetto. No, il sito è in inglese. Purtroppo è tutto in inglese. Sostanziale l'equilibrio. Ah, peccato. Poi sostanziale equilibrio, porta sfiga. Ok. No. Artiglia bene il pallone. Azione. Stiamo giocando un gran calcio. No, si è fatto male qualcuno al centrocampo. Anderson. Tienilo. Bellissimo. Buon controllo. Infortunio che può lasciare il segno. Fa di tutto per rimanere in campo. Andiamo a bordo campo. È caduto male sulla spalla e si è fatto male in quell'occasione, ma non al punto da dover uscire. Perfetto, Matteo. Sottolinea tu. Per fortuna riesce a stare in campo. Mattiello, vai dentro in porta. No, l'overage. Prova a andare. Madonna, che gol! Debutto, prima partita col nuovo. Che gol! Beh, esordio col gol, niente di più bello. Davanti siamo micidiali. Piata migliore di Luigi. Vediamoci questa rete, gustiamocela da una prospettiva diversa. Abbiamo fatto un gran gol. Felicissimi di questo risultato. 3-1 in trasferta. Un bellissimo 3-1. Esce. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Speriamo. Come magari non finirà così? Porta sfiga. Anderson.
C'è il tocco sulla fascia. Lottano per conquistare il pallone. Anderson. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Fortunatamente nulla di grave, ce la fa. Fuori giochissimo, che c'è da dire. Proprio adesso Pierluigi. Porta sfiga, dai, saliamo. Siamo solo al 34esimo. Va bene così, alleggeriamo. Nessun problema con l'uscita del portiere. Ottimo, controllate. Azione, buco in mezzo da controllare. Giochiamola. Vai Boaci. Prova ad andare. Ed eccolo il quinto, il primo gol con la nuova maglia. E incita i compagni a tornare al centrocampo, grandissimo. La situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Chiudiamo così. La partita dovrebbe essere nel cassetto. 4-1 perentorio. Ciao, anche un infortunato, speriamo che non sia grave, ma è la spalla, vuole stare in campo. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Bravo, distanza profondissima è la chiave di quello che hai detto. Con il tacco numero. Numero, è vero numero. Buono il day by. No. Al terzo che ci guarda, no, rigore. Ti sei inventato un cazzo di rigore che. Cioè, dove lo hai visto? Vabbè. Questo sarebbe il rigore? Ok. Anderson da dischetto. Rete. Niente. Non ci ho creduto, pensavo a due assi centrale. 4-2, maledetti rigori. Guarda, noi abbiamo fatto così, cioè in realtà io gioco le leggendarie, però mi piaceva immaginare che mano a mano che salivo di categoria i giocatori diventassero più bravi, quindi. C'è ragione, da ripetere, si è fermato. E quindi dicevo, man mano che sei di categoria, adesso stiamo giocando, quindi credo che sia esperto il livello di adesso. Si riparte sul mi pare. Di comunque il secondo livello di difficoltà. Hanno segnato, ma adesso me ne vado con l'overage in dribbling. Ha approfittato di un calo di concentrazione degli avversari, che evidentemente devono sentirsi già la vittoria in pugno. Di solito 5 minuti di recupero, qualsiasi cosa tu faccia becchi qui 5 minuti. Lancio Boiaci nello spazio, vediamo se sfrutta la sua velocità. Facciamo. Teniamo il pallone. Allontana la minaccia di testa. No, lo butta da fuori di pochissimo. Peccato.
No, qui non succedono queste cose. Glitch ne ho visti davvero pochi. No, no, figurati. Ciao Andrea, se ti iscrivi e ci vieni a trovare facciamo un sacco di video. Adesso stiamo provando un po' la nuova connessione per vedere se, se quanto regge l'HDM, la risoluzione. Ok, è finita. Ci salutiamo, tornaci a trovare. Io dopo questa partita chiudo questo live e torniamo più tardi con altri giochi, credo. Faremo il football americano e probabilmente un po' di Final Fantasy, visto che giochiamo a cose diverse. Grande, ci sentiamo alla prossima allora. Ciao, ciao Andrea.